non me li perdo. Roma Corinthians chiude la prima giornata per quanto riguarda il gruppo A, i giallorossi con il piccolo Mattia Almaviva, il ragazzo a cui Totti consegnò la fascia di capitano dopo il suo addio, contro il Corinthians, squadra brasiliana. Primo tempo di grande studio, pochissime palle gol, qui c'è un colpo di testa da parte del numero 10 Murillinho, ma in realtà succede ben poco e soprattutto affidato ai tiri dalla distanza, il sinistro molto alto da parte di Pedrinho per il Corinthians. La Roma risponde con un'iniziativa personale da parte del numero 6 Campagnano, che però non crea grandi problemi a Bruno. Nel finale la punizione molto forte calciata da Filippo Reale e respinta da Bruno. Tutto qui il primo tempo, tutt'altra musica nel secondo tempo, iniziato fortissimo dalla Roma che passa in vantaggio dopo pochissimi secondi. L'azione viene avviata prima questo destro al lato da parte del Corinthians che non crea grandi problemi al portiere romanista De Franceschi, e poi l'azione avviata sulla destra da Feola, il terzino destro numero 2 della Roma, che prende palla a centrocampo, parte in contrastato e poi dai 25 metri calcia un destro che sorprende Bruno, un rimbalzo lo tradisce con Feola in gol, il primo gol della Roma in questo torneo. Passano meno di 60 secondi e la Roma addirittura raddoppia, il raddoppio che viene confezionato con l'azione per Ceccarelli, prima Bruno e poi a porta vuota ancora il numero 10 della Roma che raddoppia. Difesa del Corinthians qui sorpresa dal movimento dell'attaccante giallorosso che segna il gol del 2-0, tutto in un minuto, Corinthians KO. E arriva allora anche il terzo gol della Roma, un gol molto bello del numero 7 Cioffredi, che difende palla alla grande, poi di sinistro batte ancora Bruno. 3-0 in 7 minuti, la Roma che archivia la pratica davvero in meno di metà tempo. Corinthians che ha retto bene per 20 minuti, poi però è stato travolto dalla qualità dei giallorossi. A tempo scaduto il gol del Corinthians, un gol molto bello, un gol di Pedrinho direttamente su punizione, un posto preso De Franceschi. 3-1 nel pomeriggio, la Roma tornerà in campo per la seconda partita, così come il Corinthians, la partita che finisce sul punteggio di 3-1 per la Roma.